Papa Francesco ci ha riabituato a parole a cui noi non eravamo più abituati, forse di cui ci vergognavamo un pochino, come misericordia, consolazione, compassione, condivisione. Ecco allora le parole di Francesco che diventano il video che oggi presentiamo in esclusiva. Un video in cui Papa Francesco è la voce narrante, in una somma di abbracci, di incroci, di baci, di occhi che lo seguono, che in qualche modo testimoniano la grande popolarità di questo Papa che attraverso la parola, attraverso il recupero della parola, così come scritto nei Vangeli, porta la gente a fare considerazioni profonde sull'esistenza e sul motivo di vivere. Il documentario, realizzato dal Coro con Piemonte, è stato presentato in anteprima assoluta il 17 maggio al Salone del Libro. Diretto da Davide De Michelis, il documentario raccoglie, divisi per argomento, selezioni di discorsi, omelie e interventi pronunciati da Papa Francesco e propone i termini cardine del suo pontificato. Sono parole che scaturiscono dalla vita, dalla sua esperienza, da quel faccia a faccia che l'ha accompagnato nell'arco della vita, nell'incontro con chi fa più fatica. Dalla sua profondità, dalla sua capacità di saldare la terra con il cielo. Sono parole molto di vita, di carne, e quindi vanno direttamente non solo alla testa ma vanno al cuore delle persone. Lui porta sempre molti esempi, ma soprattutto è molto capace di legare le parole dei segni importanti. Allora io non posso dimenticare quando eravamo insieme nell'incontro con i familiari delle vittime innocenti di mafia. Lui parla ai familiari che gli hanno ucciso, le persone care, gli hanno strappato i loro amori, i loro affetti, e improvvisamente capovolge tutto il discorso. Dice: ora mi voglio rivolgere ai grandi assenti, agli uomini e alle donne mafiosi. E poi il segno, mi metto in ginocchio, convertitevi e cambiate. È come quando è andato a Re di Puglia a gridare il bisogno della pace, la pace, la pace. Parole vere, dicendo c'è la terza guerra mondiale in atto, c'è bisogno di un cambiamento. Qualcuno subito a stupirsi, le solite esagerazioni. No, è la verità, sono 50 le nazioni in questo momento che vivono conflitti e vivono guerre. E lì un altro segno, ha distribuito 300 lampade della pace, ma ha scelto l'olio di Libera, l'olio proveniente dentro le lampade dai beni confiscati ai grandi boss della mafia. Le parole che si saldano con i segni e quindi diventa una meravigliosa testimonianza di essere capaci di guardare verso il cielo senza dimenticarci che abbiamo anche delle responsabilità verso la terra.